È stato un addio commosso quello che familiari, amici, imprenditori hanno voluto dare ad Alberto Zamperla, il re delle giostre dei Luna Park, conosciuto in tutto il mondo per le attrazioni che realizzava nell'azienda di cui era presidente ad Altavilla Vicentina. Si è spento giovedì 17 novembre all'età di 71 anni. Questa mattina circa 500 persone hanno riempito il Duomo di Vicenza per l'estremo saluto. Commoventi le parole dei figli che hanno voluto ricordare il padre cantando l'inno di Garibaldi che Alberto Zamperla intonava loro sin da quando erano bambini. Papà era un imprenditore visionario e ottimista, un sognatore dell'impossibile, le parole dei figli. Ci ha insegnato a non mollare mai per i nostri ideali. Il feretro di Alberto Zamperla è stato per tutta la durata della funzione accompagnato e scortato dagli alpini di Grancona, sezione delle Penne Nere a cui era iscritto. Alla cerimonia erano presenti anche molte autorità, tra cui il vice sindaco di Vicenza Matteo Celebron, il sindaco di Altavilla Vicentina Carlo Dalla Pozza ed altri esponenti della politica regionale. Per il momento è tutto, linea a voi.